Ragazzi, ci siamo, Luca Abete all'Università D'Annunzio a Pescara per la quinta edizione del tour motivazionale Non ci ferma nessuno. L'iniziativa ideata e promossa dall'inviato di Striscia la Notizia in collaborazione con l'associazione Marameo, prodotta e gestita dalla Lab Production. La quinta edizione è partita da Milano ed è proseguita con l'appuntamento all'Università D'Annunzio a Pescara. E c'è una novità: la realizzazione di un brano musicale che porta lo stesso nome del tour Non ci ferma nessuno, prodotto dalla Onde Sonore Records di Francesco Altobelli, cantato dal giovane talento pescarese Patrizio Santo con la partecipazione dello stesso Abete. Luca, non ti ferma nessuno. No, e chi ci ferma qua? Non ci ferma nessuno. Sono 5 anni che giriamo le università italiane cercando di trasmettere ai ragazzi alcuni valori che ritengo siano importanti davanti alle difficoltà della vita, analizzarle e provare a trarre il meglio anche nei momenti bui. Ecco, questo è un po' in sintesi il motivo per il quale giriamo l'Italia dal 2014, quinta edizione di questa campagna sociale dedicata ai giovani delle università, e tornare a pescare è davvero molto bello, anche perché quest'anno abbiamo un motivo in più, abbiamo una canzone che si chiama proprio Non ci ferma nessuno, che sta andando fortissimo in radio, che sul web i ragazzi stanno cliccando alla grande, che è proprio nata a Pescara, quindi insomma è una canzone proprio vostra, ecco. E poi c'è la regola del 5. Sì, le regole del 5 sono un po' le sintesi di tutte le dinamiche che abbiamo sviluppato in questi 5 anni, perché non è soltanto un format che vuole dare qualcosa ai ragazzi, ma anche una forma di ascolto, di valutazione, di riproposizione di quelle che sono le emergenze dei ragazzi. In 5 anni possiamo dire di aver conosciuto un po' quelle che sono le dinamiche che spaventano i ragazzi, che li frenano, e abbiamo messo su una serie di regole che abbiamo riportato in aula anche quest'anno, anche sotto forma di canzone. E c'è un'iniziativa di solidarietà. Sì, anche quest'anno siamo con il Banco Alimentare, anche quest'anno sarà l'attività della community online a generare il montepremi di alimenti da donare al Banco Alimentare. Oltre allo spreco alimentare che cerchiamo di combattere con questa campagna, cerchiamo ovviamente di dare qualcosa di concreto. E quest'anno i click, le condivisioni, i play sul video della canzone, che è bellissimo, andatelo a vedere, riusciranno a creare una mole, speriamo più grande possibile, di pasti completi che saranno donati proprio al Banco Alimentare da un food donor che è Penny Market, che non finirò mai di ringraziare. Scusi le trombe, rullino i tamburi, va bene? Ok.